Lunedì avremo la gradita visita del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paolo De Micheli a Imperia. Verrà a inaugurare la pista ciclabile. Ora, nulla da dire sulle piste ciclabili, sui monopattini elettrici, sul Green New Deal, su tutti questi progetti del governo Conte. Però ci sono delle priorità, priorità nazionali e priorità locali. Con questo breve video voglio dire quelle che secondo me, da deputato del territorio, sono le 10 priorità in materia di infrastrutture e trasporti, sperando che il ministro che viene lunedì a Imperia non faccia solo una passerella politica sulla ciclabile, ma possa dare risposte ai cittadini e alle imprese. Allora, punto primo, autostrade. Non so se se ne è accorta, ma le autostrade sono bloccate perché stanno facendo dei lavori, hanno aperto dei cantieri su tutte le autostrade liguri e questo ci comporta dei veri e propri intasamenti, ma c'è la stagione estiva alle porte. Cosa vogliamo fare? Punto 2, c'è la scadenza della concessione sull'autostrada dei Fiori, al quale sono collegate delle importanti opere che il ponente aspetta da tempo. Penso all'Aurelia Bis a Sanremo, al suo prolungamento, penso alla tangenziale a Ventimiglia, sulle quali abbiamo lavorato tutti sul territorio. Ci dia delle risposte. Punto 3, le strade di competenza statale, quindi di competenza del suo ministero, serve un piano straordinario di ANAS per le manutenzioni, soprattutto di quelle che vanno verso il nostro entroterra che già hanno problemi di trasporti. Punto 4. Che fine ha fatto il progetto sulla Armo-Cantarana, avviato dal precedente governo? Rimetta, caro ministro, in piedi un tavolo di confronto con gli attori del territorio per sbloccare quest'opera di collegamento con l'Imperiese e il Cuneese. Punto 5 e passiamo alle ferrovie. Il raddoppio ferroviario, ho fatto anche un emendamento, spero che sia accolto. Bisogna sbloccare quest'opera strategica perché dobbiamo cercare di portare l'alta velocità fino a Ventimiglia. È impensabile che noi abbiamo treni super veloci solo da Genova verso Milano o da Genova verso Roma. Il ponente ligure dimenticato. Punto 6. Rivediamo la convenzione internazionale sulla Cuneo Ventimiglia che ormai è arcaica e cerchiamo di metterci più corse. Punto 7. Sosteniamo i comuni in progetti per collegare meglio le nuove stazioni con i centri urbani e interveniamo sulle ferrovie per bloccare la chiusura delle biglietterie. Punto 8. La mobilità transfrontaliera, ne abbiamo parlato tanto, bisogna aiutare i nostri lavoratori frontalieri, ma tutti i cittadini che passano sul confine e anche i turisti, perché la gestione dei treni e delle chiusure, delle aperture, dei valichi di confine è stata lasciata alla Francia. Siamo totalmente assenti in questi rapporti bilaterali, quindi aiutiamoci nei rapporti transfrontalieri. Vogliamo parlare di ultimi due punti di progettualità, di ecologia? Punto 9, le autostrade del mare. Ci sono dei porti turistici, ci sono dei porti in costruzione nell'estremo ponente ligure. Sviluppiamo una connessione via mare tra queste realtà portuali, magari collegandole anche con Francia e Monaco, sempre per aiutare i frontalieri di cui al punto precedente. Vogliamo parlare delle piste ciclabili? Ultimo punto, punto 10. C'è Area 24 che ha delle nuove progettualità da parte dei comuni che vanno da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare. Aiutiamole nel rilancio di questa arteria, nelle manutenzioni e nella promozione turistica di questa importante risorsa del territorio. Ecco, ministro, brevemente, lunedì l'aspettiamo per dare risposte su quelle che sono le priorità che chiedono i cittadini imperiese. Eviti di venire a fare passerelle inutili sulla pista ciclabile di Imperia. Arrivi con delle risposte perché le aspettiamo da tempo. Grazie.